Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Un'altra giornata di intense ricerche sul Monte Velino si è appena conclusa, non sono stati ancora individuati i quattro dispersi, le cui tracce sono state cancellate dalla neve. Le ricerche riprenderanno domani mattina, anche se è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Vediamo il servizio. Ancora nessuna traccia dei quattro escursionisti marsicani dispersi da domenica sul Monte Velino. Le buone condizioni meteo di oggi non sono valse a individuare Tonino, Valeria, Gianmarco e Gianmauro, le cui tracce sono state cancellate dalle recenti nevicate. Neve che ha messo a dura prova anche il fiuto dei cani impegnati nelle ricerche. I circa 100 soccorritori però non si arrendono e valutano la possibilità di utilizzare mezzi cingolati. Ci sono varie possibilità, varie ipotesi, tra le quali quella di portare dei mezzi cingolati in quota. Se sarà reputato necessario, le porteremo, siamo in grado di portarli, abbiamo fatto già una procedura per portarli, ma se servono. Adesso per oggi si è deciso di non portarli perché con questo tempo, con l'ambiente che troviamo, è meglio lavorare in questo modo, con persone a piedi. Il problema è uno, è che c'è uno strato di neve molto alto. Perché purtroppo quando succede, nel giorno che è accaduto, si è verificato l'emergenza, ha nevicato molto, c'è stato un forte oltre la slavina c'è stata una forte nevicata e un forte vento che ha accumulato al di sopra di questa slavina uno strato di neve molto, molto alto. Questo fa sì che le tracce sono state cancellate e è molto più difficile la ricerca dei dispersi. Al campo base di Forme di Massadalbe questa mattina anche l'assessore Guido Liris. La regione Abruzzo, ha detto Liris, sta mettendo in campo tutte le proprie risorse. È giusto che un'istituzione come la Regione, che ha mezzi, strumenti, logistica, personale, volontari, metta a disposizione tutto quello che può alla catena di comando gerarchica, che è poi quella coordinata dai Vigili del Fuoco, soccorritori alpini, guardie di finanza, coloro che hanno studiato, che si aggiornano per scegliere quale sia la metodologia, quali siano i tempi, quali siano i modi per intervenire in queste situazioni. Intanto i messaggi di vicinanza ai familiari dei dispersi arrivano da tutte le fazioni politiche, ma soprattutto dalla comunità marsicana, che in questi giorni non ha lasciato soli i soccorritori e familiari nello strazio dell'attesa, portando pasti caldi al campo base. Stanno andando avanti instancabilmente i soccorritori e li ringrazio a nome della comunità marsicana perché veramente abbiamo avuto una solidarietà. Dobbiamo essere fieri di essere italiani perché c'è stata una solidarietà generale. Io chiaramente sto rappresentando la comunità che chiede una cosa importante ai soccorritori, di non interrompere le ricerche e di continuare ad andare a cercare. Noi, insieme a tutti i familiari, a tutti i cittadini, siamo qui proprio per attendere. Qualsiasi cosa sia, ma vogliamo che i ragazzi vengano riportati giù. Al momento, con il calare del buio, le ricerche sono state sospese e riprenderanno domani al sorgere del sole. Ancora cronaca, nelle scorse settimane il forum H2O ha inviato alla Procura di Vasto tre dettagliate segnalazioni riguardanti alcuni aspetti delle procedure autorizzative della Sabino Esplodenti al momento del tragico incidente che ricorderete avvenuto lo scorso 21 dicembre in cui sono morti tre operai. Alfredo Primante. Ci sono molti dubbi sulle procedure, anche sulle autorizzazioni in possesso dell'azienda, che noi speriamo siano fugati anche per il futuro di quell'azienda, voglio dire. Bisogna però, davanti a una tragedia di questa portata, fare chiarezza fino in fondo. Fare chiarezza sulle autorizzazioni e sull'applicazione corretta delle prescrizioni contenute nella direttiva Seveso per la Sabino Esplodenti di Casalbordino è la richiesta alla base di tre esposti che il Forum dell'Acqua Abruzzo ha presentato alla Procura di Vasto, che sta procedendo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo a seguito dell'incidente dello scorso 21 di dicembre in cui hanno trovato la morte tre operai: Carlo Spinelli, 54 anni di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni di Pollutri e Nicola Colameo, 46 anni di Guilmi. Sono 23 in Abruzzo gli stabilimenti ad alto rischio sotto direttiva Seveso. Storicamente in Abruzzo non è stata molto applicata. Noi abbiamo esperienza diretta con i laboratori di fisica nucleare e con un impianto del Vastese, della Stogit, che non aveva i piani di emergenza per i cittadini in quel caso. E solo grazie al nostro intervento, fortunatamente in quel caso preventivo, si è messo riparo a questa situazione di irregolarità di altri impianti. Ora,
è accaduto purtroppo questo fatto tragico per quella situazione. Abbiamo fatto delle prime verifiche, il piano di emergenza esterno per i cittadini non risulta pubblicato né sul sito della prefettura né sul sito del comune, dove ovviamente un cittadino dovrebbe trovare tutto questo materiale per documentarsi, per sapere cosa fare in caso di incidente. Il forum ha chiesto alla Procura di Vasto anche di verificare alcune incongruenze relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le foto aeree scattate tra il 2000 e il 2017 mostrano modifiche all'interno del sito di smaltimento materiale esplosivo che, secondo l'associazione ambientalista, non sarebbero state assoggettate a VIA. L'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, però la legge dice che quando viene modificato, ed è stato modificato abbastanza recentemente, l'impianto doveva essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale nel suo complesso, non per un ulteriore ampliamento. Cioè per quello, anzi, non poteva essere, quelle attività non potevano essere realizzate senza una previa valutazione di impatto ambientale. Come mai non è stata fatta? Perché la Regione dice che non è stato mai assoggettato a VIA quell'impianto, tant'è vero che appunto dopo l'ampliamento, gli dà l'accordo per l'ampliamento e gli dice sì, però entro 90 giorni devi fare la valutazione di impatto ambientale, questo a novembre. Anche oggi torniamo a parlarvi della questione del disastro ambientale di Bussi sul Tirino, quando nel 2007 le tonnellate di rifiuti tossici lì seppellite furono scoperte. Fu definita la più grande discarica d'Europa. E ora torniamo a parlarvi non per un qualche passo in avanti verso una lontana bonifica, ma per un rapporto shock dell'ARTA, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, che vado ora a leggervi. Sugli alberi vicini alle discariche 2A e 2B del megasito inquinato della Montedison di Bussi sul Tirino c'è in dosi significative il cloruro di vinile, il più pericoloso solvente cancerogeno volatile conosciuto e che può essere inavvertitamente respirato perché in odore. La scoperta è stata fatta dall'ARTA Abruzzo con le nuove analisi che le sono state richieste dal Ministero dell'Ambiente nel 2020 per la valutazione del piano di indagine integrato di Edison al fine di procedere alle operazioni di bonifica. L'Edison ha proposto altre indagini, Mipre, caratterizzazione e quindi bonifica. Il Ministero ha girato alla struttura regionale la richiesta prima della scorsa estate. Si tratta di indagini che confermano la pericolosità del sito di Bussi, già evidenziato nella relazione che l'ARTA aveva inviato a Regione e Polizia Provinciale nel dicembre 2019. Ora le analisi non solo confermano quanto già scritto nel 2019, ma aprono nuovi orizzonti in attesa dei campioni su terreno e acque. Con i prelievi effettuati tra agosto e novembre 2020, la previsione è che le cose non possano essere migliorate. È il motivo per il quale per ben due volte l'ARTA ha chiesto nel corso del 2020 l'immediata bonifica delle discariche 2A e 2B, vista la conclamata presenza di rifiuti inquinanti. E sulla partita della bonifica si giocano anche nuovi orizzonti di indagine penale. A seguito di denunce ed esposti, la Procura di Pescara nei mesi scorsi aveva aperto ben tre fascicoli con i reati vari, tra i quali omessa bonifica, falso, omissioni e l'iscrizione sul registro degli indagati di almeno 8 persone tra dirigenti pubblici e privati. Il prossimo 11 febbraio intanto ci sarà l'udienza al Consiglio di Stato per l'appello che il Ministero dell'Ambiente ha presentato contro la sentenza del TAR Abruzzo, che ha bocciato l'annullamento in autotutela del bando di gara da 50 milioni per la bonifica che già era stato assegnato alla ditta belga Decdeme nel 2018. Torneremo a occuparci domani di questo argomento, intanto apriamo la pagina dedicata al Covid con il consueto bollettino dell'assessorato regionale alla sanità. Sono 268 i nuovi casi quest'oggi in Abruzzo. 268 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo, il tasso di positività è pari al 4,3% dei 6.185 test processati nelle ultime ore, di cui 2.271 antigenici e 3.914 molecolari. Il più piccolo tra i contagiati ha un anno, il più anziano 96. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1.446, di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo. I guariti sono 273. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.066 positivi accertati, meno 10 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti.
399 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 40 con 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.627, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. I ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo per primi in Italia hanno sequenziato il genoma della variante brasiliana del Covid. C'è preoccupazione per la sua maggiore contagiosità. Infatti non sarebbe immune a questa variante nemmeno chi nel passato ha già contratto il Covid. Tania Bonici Castelli. Preoccupa la variante brasiliana del Covid-19. In Abruzzo individuati 3 casi all'interno di una famiglia aquilana di Poggio Picenze di ritorno dal Brasile. I ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dopo aver individuato la variante inglese il 24 dicembre scorso, sono sempre loro per primi a sequenziare il genoma di quella brasiliana il 18 gennaio, come spiega il direttore dell'IZS Nicola D'Alterio. Siamo stati i primi a sequenziare tutto il genoma virale del coronavirus, della variante brasiliana, cosiddetta variante brasiliana. Tutti i virus mutano, ci sono tantissime varianti in circolazione e adesso faremo degli approfondimenti per vedere come si comporta questa variante. Ma quali sono i motivi di preoccupazione per questa variante brasiliana del Covid-19? Dalle prime valutazioni degli esperti dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise di Teramo, la variante potrebbe essere maggiormente contagiosa tra la popolazione e non risparmierebbe chi nel passato ha già contratto il Covid. Presenta alcune caratteristiche di trasmissibilità più pronunciate rispetto alle varianti classiche che siamo abituati a conoscere. E in più questa variante presenta 3 mutazioni nella proteina S, che è la proteina che interagisce con il recettore cellulare, che è anche la proteina verso la quale viene prodotta la maggior parte della risposta immunitaria. 3 mutazioni che pare, consentino al virus di scappare dall'immunità provocata da precedenti infezioni. Infatti si dice che questa variante può essere in grado di provocare delle reinfezioni in pazienti che hanno già avuto il Covid-19, quindi l'impatto che questa variante potrebbe avere sarebbe in qualche modo importante, in quanto siamo tutti a conoscenza del fatto che è in corso la campagna vaccinale, quindi sarebbe importantissimo stabilire se l'immunità provocata dagli altre varianti, ma soprattutto quella da vaccino, è in grado di neutralizzare la variante brasiliana. Andiamo a Pescara. Nei primi giorni di febbraio prenderà il via lo screening Covid sugli studenti delle scuole medie. Intanto preoccupa la situazione contagio nell'area metropolitana e lungo la costa del Chietino, con il presidente della regione Abruzzo che ha scritto ai sindaci invitandoli a mantenere alta la guardia e a proseguire gli screening. Preoccupa la situazione dei contagi lungo la costa pescarese chietina ed in particolare all'interno dell'area metropolitana, percentuali doppie rispetto alla media regionale, che hanno indotto il presidente della giunta regionale a scrivere ai sindaci di Pescara e dell'Interland affinché si tenga alta la guardia e si continui a procedere agli screening. L'Abruzzo, che si appresta a tornare zona gialla dopo altre 2 settimane di restrizioni arancioni, potrebbe trovare proprio nell'area metropolitana di Pescara, polo attrattivo per spostamenti di lavoro e di scuola, un vulnus come fu nella prima fase della pandemia. Per questo il sindaco di Pescara Carlo Masci invita ancora una volta i cittadini a fare attenzione, a rispettare le regole anticontagio e a non affollare soprattutto nei fine settimana le zone centrali della città. Molti cittadini, io dico anche giustamente, perché un anno di chiusure generalizzate comporta comunque la voglia di uscire, ma questo non vuol dire che bisogna abbassare le precauzioni, anzi bisogna alzarle, perché da un anno continuiamo a dire mascherine, distanziamento, pulizia e noi il sabato, la domenica quando giriamo vediamo troppa gente senza mascherina che si avvicina a parlare ad altre persone che sono senza mascherina. Marsilio ha lanciato questo appello che io raccolgo. Noi abbiamo fatto in questi giorni, dall'inizio dell'anno, 20.000 tamponi. A queste attività abbiamo aggiunto gli screening fatti negli enti pubblici. Da tenere sotto controllo anche la situazione all'interno delle scuole, dove le persone in quarantena sono un migliaio a fronte di poche decine di contagi. Dopo le superiori, a breve partirà uno screening sugli studenti delle scuole medie di Pescara. E cominceremo
da febbraio, i primi giorni di febbraio, quindi ci siamo. Abbiamo un quadro abbastanza ampio, ci sono in questi giorni più contagiati rispetto al passato, evidentemente il periodo natalizio ha influito e ha inciso molto sui contagi, a conferma del fatto che bisogna stare attenti, attenti, attenti. L'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica non risparmiano nemmeno il comparto zootecnico, che sino ad oggi ha fatto registrare un calo di oltre 1 miliardo di euro. Situazione difficile anche nella nostra regione, alle prese con l'aumento dei prezzi di mangimi e cereali, con i prezzi del latte all'origine quasi ai minimi storici. Il servizio è di Stefano Recanati. L'emergenza Covid è costata sino ad oggi alle stalle italiane 1,7 miliardi di euro e l'allarme lanciato da Coldiretti, che ha chiesto al presidente Conte, già alle prese con la crisi di governo, un intervento immediato per dare garanzie alle imprese e salvaguardare una filiera che è strategica e centrale per tutto il sistema agroalimentare nazionale. Una situazione difficile che non risparmia nemmeno la nostra regione, dove negli ultimi mesi si è registrato un aumento del prezzo dei mangimi e dei cereali destinati ad uso zootecnico. In quest'anno, inizio anno 2021, ci sono degli aumenti sensibili che veramente stanno mettendo a dura prova il nostro comparto zootecnico, a fronte purtroppo dei conosciuti problemi reparto latte sia comparto della carne. Il costo del latte sappiamo benissimo che è rimasto invariato, 37 centesimi litro latte bovino in stalla. Il prezzo della carne è crollato totalmente, siamo veramente al collasso come settore. La situazione non migliora se si prende in considerazione la zootecnia da carne penalizzata dalla chiusura parziale o totale dei ristoranti e del canale Horeca, che ha determinato un calo della domanda con il seguente crollo dei prezzi in vendita. Intanto Coldiretti e Filiera Italia sono già al lavoro su nuovi progetti di investimento per la zootecnia attraverso le risorse Next Generation e Recovery Plan. Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito alla chiusura di circa del 40% di stalle da carne e del 50% di stalle da latte. È una situazione che mi fa stare molto preoccupato e tocca veramente trovare degli sbocchi affinché il governo ci sia più vicino e garantisca la sopravvivenza di questo settore. Siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale. In primo piano il calcio di Serie B, esordio amaro per uno dei nuovi arrivati in casa Pescara. Parlo di Fredrik Sørensen, che si prepara ad un girone di ritorno che dovrà vedere i biancazzurri fare molto meglio di quello di andata. Partendo dalla gara di domenica pomeriggio contro il Chievo Verona in trasferta, ascoltiamo l'intervista. Fredrik Sørensen, intanto bentornato in Italia. Dopo queste avventure all'estero, come mai il ritorno in Italia e proprio al Pescara? Ma ho sempre stato bene qui in Italia, però 5 anni fa ho voluto andare un po' all'estero per cercare di vivere un'altra cultura calcistica, e adesso questo inverno, quando è venuto a Pescara, ho colto l'occasione di tornare in Italia. Sì, è un buon progetto qua e non vedo l'ora di continuare. Ecco, della tua esperienza all'estero, che cosa hai riportato allora nel tuo bagaglio? Ma sicuramente tante esperienze come uomo, ma anche nel calcio. Abbiamo fatto una di Europa League, che comunque sono state esperienze importanti. È chiaro che sono anche cresciuto come giocatore all'estero, quindi questo me lo riporto rispetto a 5 anni fa, quando ero in Italia l'ultima volta. Ecco, la scelta di Pescara in un momento difficile della squadra, che gruppo hai trovato intanto? No, ho trovato un buon gruppo di ragazzi che forse hanno colpito un po' della fiducia, ma se cerchiamo tutti insieme di combattere tutti i giorni per poi fare un grande giro di ritorno, e questo deve essere il nostro obiettivo per forza. Ecco, vieni da alcuni problemi fisici, come ti senti? Hai recuperato? Stai recuperando? Hai fiducia anche nel tuo fisico? Sì, no, io sono stato bene l'ultimo anno, sono sempre stato bene, sono stato per scelte tecniche non in campo, ma fortunato non mi sento molto bene e non vedo l'ora di giocare tante altre partite. Ecco, già subito titolare a Salerno in una partita che non è andata bene. Intanto, che partita hai visto là? Che lavoro c'è da fare? E poi in vista anche di questo
quella partita difficilissima che sarà quella di Chievo contro il Chievo Verona. No, ho trovato, secondo me non abbiamo, cioè è chiaro che abbiamo perso 2-0, ma se siamo andati a realizzare le partite abbiamo fatto un bel giro di pallone, però bisogna essere più concreti avanti, questo è sicuro, perché bisogna fare gol per vincere le partite, quello è sicuro, ma ci lavoriamo questa settimana qui e poi andiamo a fare battaglia a Verona, sappiamo che è una buona squadra, ma anche noi se riusciamo a fare tutte le nostre potenzialità siamo una forte squadra, quindi questo dobbiamo fare vedere. Che gara ti aspetti a Verona? Ma sicuramente forse un po' più come a Salerno, noi siamo la squadra fuori, però secondo me bisogna che facciamo vedere proprio che abbiamo voglia di fare gol e questa qui deve essere la differenza rispetto a domenica scorsa. Serie C, sabato scende in campo il Teramo che tra le mura amiche affronta la vice capolista del girone C, il Bari di Auteri. Gara complicata, specie per i difensori biancorossi come Marco Soprano, che tuttavia non teme l'impatto offensivo dei pugliesi. Sì, abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista, diciamo, del pressing, eravamo equilibrati in campo e... Diciamo l'unica cosa è il risultato che è venuto a mancare. Penso che durante una partita ci sono sempre quei 5-10 minuti che una squadra può soffrire, però ci sono squadre che riescono a non prendere gol e squadre che prendono gol. Adesso noi inizio anno, quei 5-10 minuti che soffrivamo non prendevamo gol. Ora prendiamo gol e dobbiamo cercare di migliorare questo aspetto. Non prendere gol è un buon segnale. Adesso ultimamente prendiamo almeno un gol, quindi dobbiamo cercare di ritornare a non prendere gol. In tutte le squadre c'è la concorrenza, dopo valuta il mister chi fa giocare. Che ritiene più pronto a giocare. Penso che la squadra possa meritarsi di stare non in cima alla classifica, però che si possa giocare dal terzo fino al quinto, sesto posto. E dobbiamo cercare di ritornare quelli che eravamo a inizio anno. Dico, io ho visto da fuori la partita con l'Avellino, che dopo la ripresa di dicembre ho visto una buona squadra. Poi abbiamo fatto una partita così a Viterbo e a Palermo ho rivisto la squadra di inizio anno. Quindi speriamo, cioè dobbiamo continuare così e cercare di ritornare alla vittoria, che secondo me è quella che ci manca. Sono tutte partite che diamo il 100%. Giustamente te hai sottolineato che contro le squadre di, diciamo, media bassa classifica facciamo un po' più di fatica, però mi sembra che contro la Paganese abbiamo vinto, quindi secondo me è dal periodo che forse è una bella partita. Adesso in settimana lavoreremo al meglio per prepararla. Non temo nessuno, sono tutti dei buoni giocatori e ce la giocheremo. In Serie D il recupero di ieri tra Notaresco e Vastese lascia parecchio amaro in bocca ai rossoblù, specie per la direzione di gara di Torregiani di Civitavecchia. Rammarico espresso dalle parole del direttore sportivo Paolo D'Ercole, che sprona i suoi ad essere più precisi in zona offensiva nelle prossime gare. Siamo col DS del Notaresco Paolo D'Ercole, la partita con la Vastese è finita veramente da pochi minuti e la rabbia è ancora tanta per quello visto soprattutto nel secondo tempo con la direzione arbitrale, anche le immagini testimoniano il fallo, seppur ci fosse era fuori area. Ma io penso che l'hanno visto tutti, penso che la cosa sta diventando un po' troppo continua, gli errori continui e troppo palesi. Non lo so, forse diamo fastidio a qualcuno, non lo so, però non è possibile fischiare un calcio di rigore 2 metri fuori dall'area. Non è possibile non fischiarci un calcio di rigore e calciarci un giocatore giornata prima.
Niente, andiamo avanti, adesso dobbiamo essere più forti, quindi dobbiamo giocare 12 contro 11, quindi impareremo a allenarci in inferiorità numerica. Per quanto riguarda la partita, poi si è visto anche probabilmente che la squadra ha risentito del fatto che nelle ultime settimane ha potuto giocare poco. Beh sì, ma tanto oramai il campionato è diventata una sorta di farsa calcistica, perché comunque si gioca ogni 3 giorni o una volta ogni 15-20 giorni. Però non deve diventare un alibi, noi siamo forti, quindi possiamo tranquillamente vincere le partite. Poi i gol si fanno, si prendono, si sbagliano. Cercheremo di essere più precisi nelle prossime partite. E negli altri recuperi di ieri, successi per Campobasso, Recanatese e Vasto Girardi, che confermano di essere quindi formazioni che viaggeranno nella parte alta della classifica. Jacopo Forcella. Vincono tutte le big negli altri recuperi della giornata di campionato. Il Campobasso, a Genzano di Roma, infatti accorcia sul Castelnuovo, che rimane comunque in vetta alla graduatoria. Lo fa battendo la Cinzia Albalonga 1-2. I molisani sfruttano l'avvio di primo e di secondo tempo con l'ex notaresco Kevin Candellore, autore di una doppietta che spiana la strada all'11 di Mirko Cudini, che trema per la rete di Cardella al 19° della ripresa, ma riesce comunque a portare a casa l'intera posta in palio, agganciando il Rieti al secondo posto a quota 24 punti, a meno uno dai neroverdi di Guido Di Fabio. Un'altra big, ma tardata per via dei tanti match saltati, è la Recanatese, che rulla l'Olimpia Agnonese con un poker in trasferta che non dà scampo agli altomolisani. I leopardiani aprono le danze con Curzi, il raddoppio alla mezz'ora del primo tempo con il bomber Manuel Pera. Nella ripresa prima Scognamiglio e poi Piccioni arrotondano il punteggio. Giallorossi che si riscattano dopo lo stop di domenica e salgono a quota 18 punti, a meno uno da quel Vasto Girardi che vince nettamente tra le mura amiche contro il Castelfidardo 4-1. Apre guida dopo un quarto d'ora, raddoppia Mercai a fine primo tempo. I marchigiani si destano con Fermani nella ripresa, prima del tris del poker, prima dal dischetto con Salatino e poi con Mele quando mancano 5 minuti al 90°. Vasto Girardi che dunque vince e sale a quota 19 punti in graduatoria. E con la Serie D termina questa seconda edizione del TG6. Tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con le informazioni alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.